E parlando del referendum sulle trivelle in programma domenica 17 aprile, abbiamo ribadito che le posizioni dei vari schieramenti politici sono ancora un po', in alcuni casi sono anche un po' indecifrabili forse, perché all'interno di ogni schieramento, di ogni sigla, di ogni partito ci sono molte importanti differenziazioni. Francesca Scarpato, che già poche settimane fa è stata nostra ospite, che è una delle leader dei Giovani Democratici, a proposito, come è andata a finire poi la... Non è andata a finire, è ancora da definire. Vabbè, allora ti posso definire una delle degli elementi di punta dei Giovani Democratici. Sono responsabile ambiente dei Giovani Democratici di Napoli. E quindi responsabile ambiente, nessuna più di te può dire la sua sulle trivelle. Ovviamente tu ti sarai schierata come Renzi, visto che è il capo del tuo partito. Non esattamente. Ah, ecco, allora chiariscici un po' le differenze ci sono all'interno del PD. Diciamo che noi non ci facciamo mancare niente, siamo quelli che hanno un po' di tutto in questo momento, cioè dal sì al no, all'astensione, al forse. Questo secondo me è anche un po' lo specchio del nostro partito, cioè nel senso, ce lo siamo detti anche qualche settimana fa, noi siamo una realtà abbastanza variegata che va da un po' dalla sinistra un po' più estrema a, diciamo, quasi destra, io direi un centro abbastanza esposto, e quindi è anche normale che poi si veda poi nei fatti. Questo è un fatto sostanzialmente che ci stiamo provando a confrontare, ma è un confronto abbastanza difficile. Io giovedì scorso ho tenuto, proprio per questo motivo, avevo dei ragazzi che sentivano proprio l'esigenza di voler discutere, ho organizzato questo dibattito insieme a molti consiglieri regionali, c'era anche Francesco Emilio Borrelli che prima è stato vostro ospite, e abbiamo provato a discutere. Anche lì è comunque emersa diciamo una varietà di posizioni. Personalmente mi sono schierata per il sì, e se te lo devo motivare è perché non soltanto sono, data anche il mio incarico, perché è stato frutto anche del mio essere sostanzialmente un ambientalista, come diceva Francesco Emilio Borrelli, convinta, ma anche perché io sono proprio di quel filone che la terra noi non la prendiamo in eredità dai nostri padri, ma lasciamo in eredità ai nostri figli, cioè la prendiamo in prestito dai nostri figli. E quindi io sento veramente la responsabilità sotto questo punto di vista, cioè noi in questo momento dobbiamo fare delle scelte che non stiamo facendo per noi, ma per il futuro. Anche Francesco prima lo spiegava bene, cioè diceva comunque, tra l'altro, gli effetti, se vincerà il sì, saranno anche degli effetti che si vedranno da qui a 30 anni, ma comunque, cioè, se si continua a ragionare, vabbè, poi si vedono tra 30 anni, probabilmente noi non faremo nulla. Invece servono delle oculate scelte in ambito ambientale, proprio per le conseguenze che ci saranno in futuro. Cioè noi non teniamo in conto che si stanno assumendo dei rischi molto seri anche con le attuali trivellazioni che ci sono al momento. Cioè noi abbiamo comunque delle fuoriuscite di petrolio, anche se minime, ma comunque ci sono, per non parlare poi di alcune tecniche che vengono utilizzate come gli air gun, che hanno dimostrato, ci si sta dimostrando, che sono anche responsabili degli spiaggiamenti di molti animali. Cioè ci sono tutta una serie di conseguenze che non possono essere tenute in considerazione, fermo restando che ci sono poi anche pericoli molto più gravi. E poi a quel punto io non farei più il ragionamento di quanti posti di lavoro si perdono sulle piattaforme o nell'indotto, ma io faccio il ragionamento, immaginiamo se ci sono delle ripercussioni da un punto di vista turistico, a quel punto quanti perderebbero probabilmente il posto di lavoro. Quindi ti posso fare, diciamo, un ragionamento abbastanza personale, ma ti posso dire che le posizioni sono come sempre abbastanza vivaci nel nostro partito. Proviamo a ragionare con una logica generazionale. Sì. Tu hai 24 anni e anche, diciamo, dalle cose che hai detto si intuisce che hai una sensibilità molto forte su queste tematiche. Molto. Ma non c'è il pericolo che su un argomento così poco digeribile si possa creare una situazione di astensione che poi mandi tutto? Io dico che era un po' la stessa cosa che si diceva per il nucleare. Anche per il nucleare io ricordo che c'era una discussione del genere, si diceva non si sarebbe raggiunto. Io penso che invece bisogna dare un po' di fiducia agli italiani, cioè io nel senso sono molto positiva sotto questo punto di vista. Penso che ci sia una sensibilità anche abbastanza sviluppata nell'italiano medio sotto un punto di vista delle politiche ambientali. Quindi io invece credo che dobbiamo essere un po' positivi. Le campagne che stiamo facendo in questi giorni puntano in questa direzione. Come Giovani Democratici noi proprio ci siamo schierati in maniera diversa dal PD, ma non soltanto a livello napoletano, per mio volere, insomma, ma a livello nazionale. Cioè due settimane fa noi abbiamo fatto il congresso nazionale, è stato eletto un nuovo segretario, sono stati presentati due documenti, uno per il sì, uno per il no, fatta mediazione tra questi due documenti, abbiamo deciso che posizione ufficiale dei Giovani Democratici è quella di garantire l'informazione che
si vada a votare e quindi stimolare il voto, che poi sia per il sì o per il no, è un fatto anche abbastanza di coscienza, però comunque noi stimoliamo l'informazione e auspichiamo che venga raggiunto il quorum. Hai ascoltato le parole della Valente prima? Sì, le ho ascoltate. Qual è il tuo commento? È un po' più per io condivido in parte il suo ragionamento, cioè quello che faceva sulle politiche diciamo alternative che poi riprendeva da Prodi. Io sarei un po' più, come dicevo, io sono schierata per il sì, quindi non per il no, perché comunque sostanzialmente il suo no, però condivido tutto il ragionamento fatto sul fatto che non basta dire ora sì, ma è necessario che ci siano delle politiche diciamo ambientali che riguardano tutte le risorse alternative che devono essere sviluppate. Renzi su questo è stato abbastanza titubante, anche se invece io proprio ricordo i primi tempi lui spingeva molto per le energie rinnovabili. Io penso che bisogna ritornare un po' a quel punto là, e noi, io penso soprattutto la mia generazione e quindi anche la mia organizzazione giovanile, si deve fare promotrice di questo, cioè deve spingere in quella direzione. Quindi sotto quel punto di vista sono abbastanza d'accordo con lei. Da responsabile delle tematiche ambientali per i Giovani Democratici ti sarai sicuramente occupata di Bagnoli, della spiaggia e ovviamente anche del processo di recupero ambientale dell'area. Domani arriva Renzi, c'è grande tensione, grandi polemiche. Sì, Bagnoli è questo diciamo da 20 anni, tra l'altro è da più di 20 anni è un gruppone che ci portiamo anche come Partito Democratico, tra l'altro, anche se poi non era proprio Partito Democratico, però abbracciamo anche questa croce. E sì, è sempre stato abbastanza un momento di forte tensione, ma io penso che bisogna guardare un po' il futuro, cioè nel senso si deve capire anche in una visione strategica di quell'area che cosa si vuole fare. Io penso che poche regioni, se non poche nazioni nel mondo possono vantare, cioè io a Bagnoli ci sono stata tante volte sulla spiaggia, abbiamo organizzato dei clean up, abbiamo provato anche un po' a stimolare l'attenzione, ma io penso che quello scorcio sia di una bellezza che non si riesce a descrivere, cioè quindi io, probabilmente se fossimo un altro paese al mondo, cioè lì si sarebbe creato, non so, un mega residence con vista, cioè, non so proprio come ancora non si possa fare nulla, cioè come non si faccia ancora nulla sulla risorsa mare in generale. Cioè noi siamo una regione dove per fare il primo bagno probabilmente devi arrivare nel Cilento, cioè quando invece penso che abbiamo un mare straordinario, cioè perché, ad esempio, precisamente vengo da Portici, il mare a Portici è stato reso balneabile, sempre tra virgolette, perché sono stati tolti gli scarichi a mare, sono stati messi depuratori. Cioè io continuo a chiedermi, ed era anche parte del mio programma, perché non si possa fare su tutta la costa, cioè noi abbiamo una risorsa che non viene utilizzata, cioè sono sempre quei paradossi che ci portiamo un po' dietro. De Magistris fa bene a tuo avviso ad evitare la partecipazione alla cabina di regia? No, l'ho detto anche l'ultima volta, De Magistris ha adottato un po' questa tecnica di isolarsi. Sentivo prima diciamo uno dei competitor di un'altra lista e lui continuava continua a parlare di derenzizzazione, o continua diciamo ad isolare la città, continua a stare lontano dalle politiche di De Luca e dalle politiche di Renzi. Penso che sia soltanto rovinoso per la città, cioè isolare la città, soprattutto in questo momento in cui ci sono delle reali potenzialità di sviluppo, mi sembra proprio assurdo. Ma questa è una città che dà la necessaria attenzione alle tematiche ambientali? Secondo me no, e tra l'altro io penso che Napoli abbia, cioè soprattutto De Magistris si sia un po' nascosto dietro i problemi urbanistici, cioè lui continua a dire che ad esempio la raccolta differenziata a Napoli, soprattutto centro, non parte perché ci sono i vicoletti del centro storico dove non ci può passare, cioè, esistono tante città che hanno non dico proprio la fisionomia come quella di Napoli, che comunque c'ha una storia particolare per cui ha questa architettura, però esistono tante altre città che hanno i vicoletti, quartieri particolari, cioè si tratta semplicemente di avere degli obiettivi, cioè se tu ti poni l'obiettivo di voler avere una determinata linea a livello di raccolta differenziata, tu la dovresti perseguire ad ogni costo. Cioè ci siamo riusciti noi a Portici, che abbiamo raggiunto quando Vincenzo Cuomo era sindaco, l'attuale senatore, abbiamo raggiunto l'80%, non è che noi siamo degli scienziati, cioè Portici a 7 km da Napoli, cioè 10 minuti di macchina, non capisco perché un porticese dovrebbe essere migliore di un napoletano. Si impara, c'è bisogno di educazione, c'è bisogno di sanzioni, c'è bisogno di avere uno sguardo d'insieme e di attuare le giuste politiche. Non si è adottata una giusta politica sulla raccolta differenziata, sugli scarichi a mare non se ne è mai voluto parlare, penso che proprio di politiche ambientali non ci sia tanta attenzione da parte di questa amministrazione. Intanto il direttore del Bosco di Capodimonte ieri sulle pagine del Mattino denunciava di essere costretto a inseguire quelli che lasciano lattine e cartacce sull'erba per convincerli e chiedergli: ma perché fai questo? Sì, ma io quello che ti dicevo prima, cioè si tratta comunque di educare. Io penso che
tra l'altro io punto molto su questo, bisognerebbe partire dalle scuole, cioè io penso seriamente che ci dovrebbero essere quei famosi POF e quei famosi PON che ogni tanto, io ricordo quando andavo ancora a scuola, ci volevano rifilare qualche progetto, quelli andrebbero invece, non per dare il contentino all'amico di che deve trovare il posto di lavoro, entrare nella scuola, dovrebbero essere gli strumenti da veicolare a tutti, cioè l'educazione civica, l'educazione ambientale. Tu cioè io sto ancora a spiegare a mia nonna che cos'è l'umido, invece se lo andiamo a spiegare ad un bambino che cos'è l'umido, tu te lo troverai che da grande sarà stesso lui che troverà un problema a dover buttare la carta in un cestino che non sia quello della carta. Allora, un'ultimissima domanda, questa campagna elettorale alla fine che cosa lascerà dietro di sé? I toni sono accesissimi, anche la stampa credo che stia assumendo un ruolo non giustissimo, perché si esasperano degli aspetti, si cerca di costruire la notizia su fatti che magari sono assolutamente trascurabili. Vabbè, diciamo, la stampa deve vendere, quindi farà anche il suo mestiere in un certo senso, ovviamente esasperando, però sì, quello che lascia dietro è diciamo comunque frutto di quello che è stato, cioè nel senso, noi continuiamo ad essere abbastanza, non dico esasperati, cioè l'italiano medio è ancora esasperato dalla politica, cioè continuano a vedere la politica come qualcosa di molto distante, negativo, in realtà non è che hanno tutti i torti, poi quando uno va, non dico va a leggere le pagine del giornale, ma va anche a informarsi diciamo in altri modi, quindi penso che ci sia davvero una grande responsabilità sulle spalle, io non dico della prossima generazione, ma già della nostra generazione, di provare a riportare la politica su un giusto binario, perché sì, la stampa diciamo ha delle colpe relative, cioè la colpa è di chi agisce, quindi in questo momento è diciamo la classe dirigente attuale che non si dimostra diciamo proprio all'altezza del compito. Bene, grazie a Francesca Scarpato, grazie, ovviamente ti aspettiamo prossimamente per commentare i fatti politici, l'appuntamento con Tweet per martedì prossimo dalle 19 alle 20.